Signore e signori, oggi presentazione della Sala degli Eroi e del Principe degli Sgherri. Buona visione! Vamos! Buongiorno bellissimi e benvenuti al terzo e ultimo sneak peek dell'aggiornamento di novembre. Siamo di nuovo nella versione sviluppatore del gioco. Oggi, come detto, andiamo a presentare la sala degli eroi ed il nuovo eroe che arriverà con questo aggiornamento. Ma prima di vedere questo da vicino, iniziamo col dire che sono stati tolti tutti i piedistalli degli eroi, che prima erano delle strutture da battere, adesso sono stati sostituiti da questi stendardi, quindi è diminuito il numero di edifici da battere. Inoltre, gli eroi adesso saranno 5, ma se ne potranno utilizzare come sempre solo 4, sia in attacco che in difesa. La situazione della gestione degli eroi inizia a diventare complicata anche con i pet, gli equipaggiamenti, e la Supercell ha deciso di venirci incontro creando la Sala degli Eroi. In questo edificio qui riusciamo a vedere ovviamente tutti i livelli degli eroi, possiamo andare a sistemare la skin per ogni eroe, ma come vedete dai tasti in basso al centro si possono sistemare anche i pet, andare a controllare gli equipaggiamenti, andare a controllare l'esercito molto velocemente. Gli eroi che sono attivi in attacco sono quelli che hanno la spadina, mentre quelli che sono attivi in difesa hanno il simbolo dello scudo e li trovate ovviamente proprio sopra ad ogni eroe. Si possono cambiare facilmente gli eroi in difesa anche cliccando sullo stendardo e andando ad impostare l'eroe che si vuole settare. Un altro modo per cambiare gli eroi è anche da questa schermata, dove magari vogliamo sostituire il King e mettere la campionessa. Possiamo farlo anche da qui. Altra modifica sugli eroi: il gran sorvegliante in difesa, che siamo abituati a conoscerlo come una statua che si pietrifica quando inizia l'attacco, viene trasformato e diventerà un eroe di movimento anche lui, proprio come la regina, il re e gli altri eroi. È l'eroe che forse ha meno salute rispetto agli altri, è lento nel muoversi il gran sorvegliante anche in difesa e probabilmente sarà meglio impostare il principe degli sgherri tra i quattro eroi difensivi. Ma prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale perché molti di voi guardano i miei video senza seguirmi. È un semplice click per me davvero molto importante. Completiamo le informazioni sulla sala degli eroi dicendo che si dovrà maxare prima di poter passare di TH e tutti i giocatori riceveranno questo edificio da posizionare in base al livello di TH in cui vi trovate. Passiamo adesso finalmente al principe degli sgherri, che è il nuovo eroe in arrivo con questo aggiornamento. Questo eroe si sbloccherà a partire dal municipio al livello 9, che vedrà quindi protagonisti ben 3 eroi, ma se ne potranno utilizzare solamente 2. Per il TH17 prevede 90 livelli per maxare questo nuovo eroe, che come potete vedere è un eroe volante. Parte con 2 equipaggiamenti comuni: il pupazzo degli scagnozzi, che va ad evocare 2 sgherri sostanzialmente, 2 unità al momento in cui utilizziamo la sua abilità, e poi c'è la sfera dell'oscurità, che è questo colpo congelante che spara il nostro eroe. È tempo di mostrarvi un po' di gameplay sul municipio 17 e andiamo a provare anche questo nuovo eroe, il principe degli sgherri. Ho utilizzato una Blizzard nel settore del TH, super maghi all'interno del dirigibile, che vado ad infuriare e vado a rendere invisibili. Fare questa strategia in zona muni è un po' pericoloso, perché se colpisce il TH dove apre perfettamente il dirigibile, i super maghi si vanno a sciogliere, quindi bisogna un attimino distrarre il municipio per tirarlo in zona lì.
Poi vado a utilizzare il nuovo eroe, il principe, utilizzato praticamente per creare canale, come se fosse un drago, né più né meno. E sacrificare il re per questo principe degli sgherri, vi posso assicurare che per me non è stato facile. Chiaro è che non ho avuto tempo di smanettare troppo sulla versione sviluppatore per provare questo nuovo eroe, però qui sono riuscito a portare a casa la tripla, utilizzando forse benino anche l'eroe. Mi ha creato canale, c'ha anche la sua abilità importante, il principe degli sgherri, che è di tirare quella sfera, che qui, come vedete, colpisce perfettamente il volano, e chiaramente è un grosso vantaggio, visto che vado proprio fronte quella difesa. Vado con Furia, vado con Gelo, vado con Campionessa Royale, la regina esterna soffre, però riesce a rimanere viva. Stavo provando anche la pozione rinascita, l'ho messa semplicemente sulla Campionessa Royale dopo aver preso l'arco X con i draghi, ma è stata praticamente swaggata perché il Triss sarebbe arrivato comunque. La Campionessa ha solo aiutato la pulizia finale. La seconda clip che vi mostro è un altro attacco draghi, utilizzando ancora il principe degli sgherri. Ho avuto non poche difficoltà a trovare altre strategie al di fuori dei draghi per questo eroe. Probabilmente ci saranno tanti utilizzi di questo eroe, che però al momento onestamente non me ne vengono. Qui ho utilizzato una strategia standard, la zappata per prendere valore in un determinato punto della base, il blimp sul TH, anche quella è una strategia che sul TH17 funzionerà, perché funziona a tutti i livelli di municipi. Gli eroi hanno preso valore, la regina è rimasta viva grazie all'abilità che spawna il guaritore, mi va ad agevolare anche l'eliminazione del TH e prende danni da quell'arco X rimanendo viva. Vado poi a utilizzare il nuovo principe degli sgherri, usato come funnel ancora una volta per una dragata. L'ho messa in un angolo, ho messo tra l'altro anche la fenice come pet. Come accoppiamento probabilmente non era il migliore, ma non sapevo quale altro pet utilizzare, perché tutti gli altri sarebbero stati pet via terra che, non lo so, magari contro il castello del clan non sarebbero stati idonei, non lo so. Ci vorrà un po' di tempo per massimizzare meglio questo eroe, lo scopriremo ovviamente anche seguendo i tornei eSport che porto sempre in live, sia qui su YouTube ma soprattutto anche su Twitch. Seguitemi ovviamente su tutti i social network. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo principe degli sgherri con un commento, perché sapete che a me piace rispondere sempre a tutti, e la vostra opinione è ovviamente per me davvero molto importante. Comunque, Zap Draghi funziona, Blizzard Draghi funziona, tutti gli spam via terra con la Fireball funzionano ancora anche sul TH17. Ci sono da scoprire ovviamente la nuova pozione, il nuovo eroe e la nuova truppa. Per sfizio devo però provare i domatori al TH17, facendo anche la Queen Walk, che è un'altra strategia che comunque non vi avevo fatto vedere finora. Proviamo, sarà un suicidio probabilmente con i domatori, perché non è assolutamente semplice. Regina da qui, faremo una Yeti Bomb sul TH, che è una strategia che anche sul TH17 funzionerà molto ma molto bene. Mettiamo giù la Furia. Ok, c'è la Tornado, però dovremmo riuscire a tirare giù ugualmente il municipio. E con un po' di fortuna potevamo prendere anche il monolito con i Yeti Might. Il monolito è rimasto su. Poteva andare meglio. Ok.
andiamo a mettere il king esterno, apprendista sorvegliante. Castello fastidioso, non è stato neanche stanato tutto, eccolo. Ok, abilitiamo sto re. Ci aiuta. Ancora furia. 1:30. C'è la gigabomb. Devo stare attento a utilizzare l'abilità del sorvegliante quando quei doma sono perfettamente sulla gigabomb. Abilitiamo ancora la queen, metto anche il druido sulla regina. Ma sì. Ok, 1:15. Cacciatrice. Ok, direi che possiamo partire con i doma. Warden, campionessa. Metto subito cura. Purtroppo tutte le cacciatrici sono andate morte. Domadori, sorvegliante! Al pelo sono riuscito a ricoprire tutto. Salvare i doma dalla gigabomb. Altra cura. 30 secondi, siamo corti col tempo. Siamo corti col tempo. I domatori col TH17, ragazzi, non sarà semplice utilizzarli. Purtroppo la Queen Walk, purtroppo non ho avuto tanto tempo per testarla, ma chi sa fare Queen Walk col TH16 e col TH15 lo saprà fare anche con il TH17. Ma in generale tutte le strategie vecchie funzioneranno ovviamente anche sul municipio al 17. Se sei arrivato fino a questo punto del video, sei un vero amante di Clash of Clans, davvero come me. Continua a seguirmi e a supportarmi inserendo il code VAMOS all'interno del gioco, è davvero molto importante. Ci vediamo in live prestissimo. Quando verrà rilasciato l'aggiornamento è una domanda che mi chiedete sempre e non abbiamo una risposta per questo update. Ma aspettatevi l'aggiornamento davvero da un momento all'altro. Ci vediamo in live! Vamos! We'll be right back.